che aspettiamo che si colleghi qualcuno. Il suo vaccino ce lo siamo fatti. Si entra con il Green Pass allo stadio e si uscita, ma in tutti gli stadi italiani, e sì, poi anche nei, che ne so, nei vari locali. Ah, c'è Vulić dietro. Mm-hmm. State vedendo dietro di noi Vulić. Dov'è? Dove sta? Ciao Vulić. Allora, diciamo che è stato l'esordio di mister... salutiamo Leonardo Vallone. Diciamo che è stato l'esordio di mister Francesco Modesto in questa amichevole, sì, che poi... salutiamo anche la signora Pina Russo. E prima pensavo proprio al Surafello, perché dopo le partite non c'è il commento stupendo, spettacolare del Surafello. Dicevamo. Sì, un debutto, insomma, così così, insomma, c'è molto da lavorare, ci sarà da pazientare, credo, perché ancora la squadra è un cantiere aperto, per cui... Dicono calcio d'agosto. Sì, calcio d'agosto, comunque le sue indicazioni le dà in qualche modo, almeno io ho sempre pensata così, perché ho tratto delle indicazioni che poi sono verificate anche in corso dell'anno. E penso che ancora la squadra vada completata, e per cui prima lo si fa meglio è. Calcio d'agosto, caldo tosto. Sì, anche se stasera un po' meno. Un po' meno, per fortuna. E noi siamo rimasti alla premiazione della Vibonese, la presentazione delle maglie, le nuove maglie dell'FC Crotone. Il presidente Vrenna ha detto che ci saranno dei rinforzi, sì, questo è normale, ha detto importanti. E chiede Leonardo Vallone, la difesa migliorata ancora, serve qualcosa rispetto al precedente campionato? Ma probabilmente sì, perché ho visto, almeno soprattutto nel primo tempo, abbiamo giocato con una linea molto molto alta, quasi sempre a centrocampo se non oltre, e un paio di volte ci hanno infilato con dei lanci lunghi. In una di queste occasioni è nato l'episodio del rigore del vantaggio della Vibonese. Per cui, insomma, visto meglio Visentin, forse un po' più in condizione, un po' più rapido, un passo più veloce. Sì. Come si pronuncia in argentino? Penso, non ho idea, guardi, Santiago, con la S. E cosa volevamo dire? Abbiamo visto a fine gara Rocas, sì, abbiamo visto Nedel Serau, sì, abbiamo visto Mulattieri, sì, che ha sbagliato il rigore. Ha sbagliato il rigore insieme a Nedel Serau. Ciao Antonello Irtuso, salutiamo l'avvocato Irtuso. Poi che abbiamo visto uscire, vabbè, Niccolò Zanellato, sì, abbiamo visto il capitano Molina, abbiamo visto Festa. Presidente, direttore sportivo, insomma. Come? Presidente e direttore sportivo. Ah, il presidente Gianni Vrenna, abbiamo visto Ursino e anche qualche dirigente della Vibonese. Abbiamo visto Pippo Caffo della Vibonese, che è appena uscito, un cordiale salutato, sì, buonanotte, buonasera. E niente, poi cosa è successo fuori? Nulla, abbiamo parlato, insomma. Sì. Qualche commento. Qualche commento. Allora, ci dice Giuseppe Minniti e poi chiudiamo. Danilo, ci vuole un portiere di qualità e una punta bella forte. Cosa dice in conclusione Francesco Cortese? Ma sì, sul portiere non so, può darsi, sì, anche se è stato poco impegnato il portiere. Davanti, diciamo che il primo tempo abbiamo giocato con due mezzali a supporto di Mulattieri, mentre il secondo tempo mi pare che il mister ha portato i due esterni proprio sulla stessa linea del centravanti, e mi è sembrata la squadra un po' più presente in area avversaria. Probabilmente sta riflettendo su queste due soluzioni. E noi intanto ce ne andiamo a casa, perché dobbiamo pur mangiare. E ci vuole un bel portiere in difesa, dice Lorenzo Aurelio Pantisano. Giuseppe Minniti ci dice sempre Forza Crotone Dani. Condividiamo. A proposito di Forza Crotone, io aggiungerei forza mangiare, perché tra poco ci appropinquiamo per cenare. È leggeri perché è tardi, però. È leggeri perché è tardi. Siamo stati fuori lo stadio con l'amico, sì, Francesco, per salutare. È una bella sensazione, dopo tanto acquisti. Tempo tornare. È una bella sensazione, certo, tornare. Certo. Siamo tornati.
e ci resteremo. Speriamo, speriamo. Ci resteremo nello stadio sperando che l'anno sia buono sia dal punto di vista calcistico sportivo, ma anche dal punto di vista della pandemia, che insomma questa vita lasci via, perché ha un po', sta un po' esagerando. Quasi 2 anni, insomma. Quest'anno è tosta, dice Antonio Frezzetto, noi torniamo a casa, sì. Ma fa l'effetto... No, stavo vedendo un effetto del telefono. E l'avvocato Irtuso che ci regala sempre quelle perle di saggezza e di simpatia. Io lo vedo che pubblica la sera e poi la mattina mi escono le perle che avevo perso, perché trova cose molto simpatiche. Ci vuole positività. Buonanotte a voi, grazie Vincenzo Zappavigna, figlio dell'indimenticabile poeta del Crotone Calcio. Queste assenze pesano, però purtroppo la vita chiama al cielo. E ricordiamo anche il signor Pupa, che su Croton Blog c'è stato 2 volte, purtroppo la vita ha chiamato con sé. Poi c'è Cavallo Pazzo, insomma, e l'amico Mimmo Ruggero, che ci ha lasciati. Mimmo, un caro amico, conservo ancora gli... Io di Mimmo Ruggero conservo ancora gli sms di WhatsApp, perché vorrei conservarli, perché per me è stato un amico, insomma. Una brava persona. Parimidui da Diazza. Paripapu. Stanno scendendo i pullman intanto. Stanno scendendo i pullman? Ah. Con molta calma. Salutiamo e buonanotte. Buonanotte. E per finire, come si dice? Sempre Forza Crotone.